Grazie. Diamo la parola ora al dottor Galassi, un radiologo, direttore del Dipartimento di Radiologia dell'area dei servizi dell'ospedale di Civitanova Marche. La sua relazione è la sperimentazione di Civitanova Marche. Grazie. Buongiorno, ringrazio gli organizzatori del gradito invito e il dottor Salvi che mi ha coinvolto in questa manifestazione. Fino al mese di marzo di quest'anno, per me la sclerosi multipla, essendo radiologo, era quella che vedevo quando facciamo gli esami di risonanza magnetica. E poco più, ciò vale altrettanto per la clinica, perché noi conoscevamo l'aspetto clinico, diciamo, più evidente, più manifesto. Se non che nel mese di marzo mi fu parlato di questa sindrome che io, confesso, ignoravo nella maniera più assoluta. Mi documentai presso alcune università, mi dissero che la faccenda era, diciamo, poteva essere potenzialmente interessante, al che anch'io ho avuto un benefattore, ovvero la Fondazione La Cassa di Risparmio di Macerata, che mi ha coinvolto in questa vicenda, mi ha dato dei fondi, per cui abbiamo acquistato l'ecografo, e dopodiché è nata tutta diciamo, la nostra vicenda, la nostra storia, che si è agganciata al dottor Salvi, che io sono andato a trovare ripetutamente a Bologna, e il professor Zamboni, presso il quale abbiamo fatto delle giornate di studio, di addestramento, e poi abbiamo fatto il corso che lui ha effettuato i primi di settembre. Io, come ripeto, porto la mia esperienza, poi scenderemo nell'atto clinico, pratico, più specifico, che già per molti versi ha illustrato il dottor Salvi. E vorrei anche sottolineare un'altra cosa: il nostro atteggiamento è stato un atteggiamento, non dico distaccato, però un atteggiamento di interesse, soprattutto interesse scientifico, perché è una materia che ci incuriosiva e tuttora mi incuriosisce, e non ritengo che a un certo punto noi altri dobbiamo promettere la guarigione a chi che sia, tanto più ai malati di sclerosi multipla. Però chiaramente dai dati che emergono, dagli studi, dalle pubblicazioni, una cosa e un'altra, penso che ci possono essere degli elementi molto utili. Poi, facendo un po' i conti della serva, essendo circa 61.000 i pazienti in Italia, così mi dicono, di sclerosi multipla, anche se noi riuscissimo a migliorare la qualità della vita a un 30, 40, 50, 60, anche il 100%, penso che sia una cosa molto, molto interessante e molto utile. Ritorniamo al discorso, diciamo, qual è stata la nostra esperienza clinica. Noi abbiamo iniziato all'inizio, quando, come ripeto, il mese di marzo ci fu accennato questo problema, abbiamo iniziato con gli ecografi anche di ottima qualità, che vengono usati normalmente per attività clinica, e i risultati purtroppo sono stati piuttosto deludenti, in quanto abbiamo risottoposto alcuni pazienti lo studio successivo abbiamo visto che la differenza è fondamentale tra l'uso di ecografi, diciamo, per uso clinico, e l'ecografo dedicato, il modello Vinco delle saute. Questo sicuramente perché prima di tutto c'ha delle sonde adatte sia per frequenza che per dei dati, inutile che sto scendo nel particolare, che la maggior parte sono influenti, ma soprattutto per... scusate. Soprattutto perché a un certo punto non le sonde che vengono utilizzate per gli altri ecografi non sono adatte. Infatti l'ecografo
ha tre sonde, una ha una frequenza che arriva fino a 6,6 MHz, poi una sonda microconvex che è utilissima per lo studio dello sbocco dei vasi sia della vena vertebrale che della vena cellulare nella succlavia o nel tronco anonimo, perché proprio nella parte terminale di queste strutture venose si localizzano più di frequente i setti, le stenosi, le malformazioni. La nostra casistica ormai è arrivata a circa 170-180 pazienti, raggruppati in due periodi. Nel primo periodo, praticamente, in cui abbiamo studiato anche pazienti sani che noi conoscevamo, io ho un reparto di circa una quarantina di persone, abbiamo studiato quasi tutti. E abbiamo visto che anche in soggetti normali i setti, qualche setto c'è, ma sicuramente c'è un setto così in pazienti che però non determina un reflusso così evidente come si verifica nei pazienti affetti da sclerosi multipla, in cui si evidenziano questi setti o delle malformazioni. Questo è stato il nostro dato. Poi un secondo gruppo di pazienti, che siamo arrivati a circa 130 pazienti, 128-130 pazienti, in cui abbiamo constatato che la percentuale di rispondenza tra l'insufficienza venosa e la sclerosi multipla oscilla tra l'89 e il 90%. Poi abbiamo trovato un caso di una paziente che è affetta da altra patologia tipo sclerosi multipla, un'altra patologia neurologica che adesso non ricordo nemmeno il tipo di malattia. Anche questa aveva tre parametri su cinque, quindi poteva essere inclusa nel gruppo di pazienti affetti da sclerosi multipla. Questa è la nostra esperienza a tuttora. Alcuni pazienti, poi pochi per la verità, di quelli che abbiamo fatto noi, sono andati a fare questa disostruzione, per la verità tre, e anche in questi casi abbiamo avuto un miglioramento sia della sintomatologia clinica soggettiva di cui parlava l'amico Salvi, sia anche della sintomatologia motoria, per cui i risultati ci sono. Chiaramente i numeri sono ancora molto bassi, per cui non è il caso di poter dire e fare affermazioni assolutistiche, però sicuramente è una strada che ci sentiamo di percorrere. Poi, per entrare nel merito dell'aspetto scientifico, dell'aspetto di curiosità, dell'aspetto di voler cercare di risolvere alcuni problemi ai pazienti di sclerosi multipla, io dico che noi facciamo gli esami nel mio dipartimento, li facciamo gratis a tutti, quindi non c'è nessun interesse, assolutamente nessun interesse. Poi una cosa che intendo dire: chi segue questo metodo deve seguire in maniera proprio rigida il metodo Zamboni, perché altrimenti il risultato non è accettabile, non si riesce a fare una diagnosi precisa. Quando dico di seguire il metodo Zamboni, dico che il paziente va studiato in posizione clinostatica, va studiato in posizione ortostatica, ovvero seduto in piedi, e poi va studiato il ciclo endocranico, perché se non si fanno questi parametri, io penso che non si possa parlare di positività o negatività dell'insufficienza venosa. Bisogna seguire il metodo. Allora, se si segue il metodo, i risultati prima o poi vengono, e poi questi saranno supportati da una guarigione clinica, un miglioramento clinico, lo vedremo nel seguito man mano che i numeri di questi pazienti trattati aumentano. Adesso, se vogliamo andare avanti con i parametri a cui si riferisce il professor Zamboni sono il reflusso della vena giugulare interna o vene vertebrale in posizione supina o seduta, reflusso intracranico, stenosi venoso, setti nelle vene giugulari, flusso o blocco non rilevabile al Doppler nelle vene giugulari o nelle vene vertebrali, blocco e non modificazione del calibro
delle vene cioccolari in posizione supina o seduta. Avanti. Qui ripeto la diapositiva dell'anatomia dei vasi venosi del collo. Qui vediamo la vena cioccolare in blu e con i vasi accessori che affluiscono alla tiroide. Avanti. Qui un'altra immagine più dettagliata, più dimostrativa delle vene cioccolari dove sboccano. Avanti. Poi, come ha detto il dottor Salvi, e io che sono forse tra i presenti il più datato, trovare un testo, un atlante con uno studio dettagliato del sistema venoso a me è stato molto difficile. Anche abbiamo cercato su internet, però questo dato risulta molto, molto carente. Questo non fa altro che sottolineare il fatto che il sistema venoso attualmente, fino adesso, è stato studiato molto poco, quindi una ricerca in questo settore, in questa direzione, non sappiamo quali risultati possa dare a tutti i livelli, sia per la sclerosi multipla che per altre malattie neurologiche. Qui vediamo sia il sistema venoso della cioccolare che delle vene vertebrali. Avanti. Ecco, qui è un primo caso di reflusso nelle vene cioccolari, in quanto bisogna dire, adesso giusto qualche notizia, quando si fa il Doppler, in genere il sangue che scorre nelle arterie ha un colore, il sangue che scorre nelle vene ne ha un altro, per indicare una diversa direzione. Come noi vediamo, qui abbiamo nessuna differenza di colore, tutto blu. Andiamo avanti. Ecco, qui ancora peggio. Qui poi un dato che vorrei sottolineare è il circolo collaterale che si vede spesso quando c'è questo reflusso così accentuato. Avanti. Questo forse è l'aspetto un pochettino più complicato, più, secondo me, più difficile da interpretare, il reflusso nel circolo venoso intracranico. Qui inutile che vi sto a spiegare, funziona praticamente in questo senso, cioè quando il paziente ispira ed espira ci sono dei picchi che non so se riesco, faccio come diceva Salvi, ecco, ci sono dei picchi, questi devono essere sia in fase espiratoria che in fase ispiratoria, devono essere nella stessa direzione. Quando sono nella stessa direzione significa che c'è un reflusso. Questo, come ripeto, è un parametro un po' impegnativo da valutare. Andiamo avanti. Questa è l'immagine di un insenso trasversale della giugulare in cui è evidente un setto. Andiamo avanti. Questo è lo studio delle vene vertebrali. Lo studio delle vene vertebrali è una cosa molto interessante. Una cosa molto interessante perché è un dato fondamentale, come diceva Salvi. Poi un altro dato importante è vedere le vene che affluiscono alle vene vertebrali. Quando sono così grandi, perché il circolo va dalla superficie alla profondità che poi sbocca nelle vene, qui vediamo che questa vena così grande è troppo voluminosa, significa che c'è un ostacolo, che c'è qualcosa che impedisce il flusso normalmente. Andiamo avanti. Ecco, qui è un dato che dice che praticamente dalla posizione supina alla posizione eretta il calibro della vena giugulare con il setto dentro, vediamo se riusciamo, con il setto dentro non cambia. Questo significa proprio che c'è un ostacolo vistoso a valle. Andiamo avanti. Questo è lo stesso il dato di prima. Andiamo avanti. Ecco, questo è il dato che ci dà la macchina, alla fine ci dà tutta una serie di parametri che non sono
non sono utilissimi, però sono, aiutano a volte, perché aiutano alla diagnosi, soprattutto siccome noi non diamo referti scritti quando questi esami sono esclusi dai LEA, ovvero livelli essenziali di assistenza, ci serve a noi per tenerli in memoria qualora i pazienti richiedessero documentazione e quant'altro, noi ci abbiamo tutto documentato. Andiamo avanti.